Volevo chiederle se si aspetta una Roma ferita, una Roma malata, tra virgolette, dopo gli ultimi risultati e se pensa che anche l'ultimo risultato negativo, quello del pareggio in casa contro il Feyenoord, può in qualche modo avere dei contraccolpi per la squadra che affronterete domani. Ma no, insomma, sei sempre negativo, comunque è pareggiato, è ancora una partita difficile, insomma, in campo europeo le partite facili, insomma, quando si entra così, adesso, dai, ma insomma, partite sono tutte difficili. No, è un momento, quello che dicevo prima, magari non è un momento in cui sono brillantissimi, però le grandi squadre, anche in momenti meno felici, meno di tanti aspetti, fisico, mentale, hanno dei giocatori veramente bravi e importanti che possono, insomma, sopperire a questo momento di stato di forma che in un campionato c'è, quindi magari lo ha passato anche la Juve, magari qualche campione ha risolto partite, le difficoltà ci sono, magari, ripeto, troveremo una squadra che si legge, non so, sicuramente anche loro arrabbiati, poi insomma devono preparare, devono stare attaccati a questa Juve che adesso sta facendo numeri importanti e poi quello che è un po' credo un obiettivo importante è quello di, insomma, del ritorno di Rotterdam giovedì per tanti aspetti. Lei ha sempre giocato col 4-3-3, quest'anno nel corso della stagione ha cambiato modulo. Ecco, questo è dovuto ai giocatori nuovi che sono arrivati, quindi ha dovuto adattare il modulo dei nuovi giocatori, oppure è stata una scelta dettata appunto dalla mancanza di risultati, quindi dalle partite che avete giocato. Ma noi abbiamo cambiato principalmente perché insomma, non avevamo neanche più interpreti per restare appunto, nei moduli. Ultimamente abbiamo avuto tanti infortuni appunto, sugli esterni e abbiamo optato per un cambiamento anche perché insomma, qualche caratteristica, qualche giocatore si prestava più a giocare appunto, con due punte, sia di Javier anche di Colopez. Quindi abbiamo cambiato soprattutto perché abbiamo dovuto mancare principalmente gli interpreti per giocare un calcio con gli esterni larghi, principalmente quello, quindi abbiamo fatto, io credo, alcune partite buone, altre meno, ma insomma, credo che il 4-3-3 sia sempre in numero una cosa un po' più conosciuta, più consolidata nel tempo, però credo che, ripeto, abbiamo fatto bene anche tante volte, anche sempre nei numeri, con dei numeri diversi, 3-5-2. Deve lavorare per fare in modo di dare più solidità difensiva al Verona che quest'anno pure ha preso, ha incassato molti gol, cioè sta Ma lavorando su questo. penso sempre che la solidità difensiva, dare interpreti, insomma, è responsabilità, perché un difensore, se deve fare il difensore, deve fare il difensore, però io credo che sia sempre un discorso di squadra in generale, quindi è una squadra che si deve difendere meglio, sicuramente è più brava a fare altre cose che in quello di difendere, i numeri sono chiari, al di là degli errori o quant'altro, quindi dobbiamo fare meglio assolutamente in quella fase lì. In questo momento non siamo bravi, facciamo degli errori e dobbiamo lavorare, stiamo lavorando perché questo cade sempre meno. Poi, quando trovi queste squadre qui, oppure il gol di Gnaca anche domenica, poi ci sono anche le abilità dei giocatori che nel gioco del calcio credo siano fondamentali e Ha affrontato recentemente la Juventus 2 volte nel giro di pochi giorni. lì è un'altra cosa. Sì. Ma le volevo chiedere un raffronto, un paragone secondo lei tra la Roma e la Juve, c'è ancora grande differenza tra queste due squadre anche quest'anno? Insomma, i numeri dicono di sì, però credo che vince, aiuta a vincere, loro ormai hanno consolidato queste sicurezze, anche se hanno avuto il cambio di allenatore, è una squadra che è cambiata pochissimo e quindi conta. In generale quello, ormai hanno proprio la consapevolezza di questa loro forza interiore che deriva insomma da 3 anni consecutivi di vittorie. E a volte lo fanno anche pesare, si vede insomma nei confronti anche di squadre importanti come il Napoli e tante altre squadre. Quindi ancora credo che ci sia un po' di differenza. E poi come dicono oggi sono 10 punti, non so quello che sarà da domani sera, però 10 punti a questa stagione, insomma,
una squadra solida, molto molto solida. Le rivelazioni del campionato, la sorpresa del campionato, si è stata addirittura per un certo periodo in corsa per entrare in Europa. Ma quest'anno al Verona è venuto a mancare un po' di entusiasmo rispetto alla passata stagione? Ma no, non è chiaro che siamo ritornati in Serie A dopo tanti anni, quindi l'entusiasmo che si percepiva lo scorso anno era diverso, ma credo che sia anche normale. Un po' anche il modo di giocare, questi anche tanti giocatori nuovi che avevano caratteristiche anche per un tipo di gioco che quest'anno è diversa, però non è che siano cambiati gli entusiasmi. Quest'anno è la stagione un po' clou, quindi devi mantenere quello che lo scorso anno hai raggiunto e hai fatto bene, quindi lo dicevo prima nelle gare, ogni stagione, ogni partita hanno la sua storia. Adesso siamo lì, le tante squadre, le 7-8 squadre che devono assolutamente mantenere il livello primario, che è la categoria, quindi dobbiamo fare di tutto e dimenticare, no. Non lo abbiamo già dimenticato da tanto, anche perché i risultati sono stati chiari e quindi dobbiamo lottare fino alla fine per mantenere questo bene primario che è appunto la categoria.